Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su questo nuovo video, un nuovo video True Crime. Allora, il crime di cui parleremo oggi è forse uno dei più terribili e scioccanti che mi è mai capitato di parlare, perché il fatto che è avvenuto in una scuola giapponese e che sia stato un bidello a compierlo mi spaventa particolarmente. È una storia che è avvenuta a Osaka e spero davvero che questo caso vi possa interessare e spero di poterla condividere al meglio con voi. Il caso di cui parleremo oggi è quello di Mamoru Takuma, che è nato il 29 novembre del 1963, è stato un bidello giapponese che commise l'omicidio di massa di 8 persone e ne ferì altre 15 nel massacro della scuola di Osaka nel 2001. Prima del massacro era stato anche condannato e incarcerato per aver molestato una ragazza. Allora ragazzi, prima di iniziare con questo video, volevo innanzitutto ringraziarvi davvero tantissimo per i commenti e i like che avete lasciato sotto gli ultimi due video. Devo dire che sono sempre più numerose le persone che condividono la loro testimonianza, la propria opinione per quanto riguarda questi casi e non sapete quanto mi faccia piacere potermi confrontare con voi. E davvero io leggo tutti i commenti che mi scrivete qui sotto, cerco di rispondere quasi a tutti e davvero mi fa moltissimo piacere. Io vi ringrazio ancora una volta per aver scelto di vedere questo video e adesso vorrei iniziare davvero a raccontare la storia di questo uomo. Partiamo dalla sua infanzia. Takuma non ha avuto un'infanzia facile, non che questo giustifichi in alcun modo le azioni di cui andrà a macchiarsi nel 2001, ma anche precedentemente, tuttavia ci possono fare un pochino di più comprendere che cosa ha dovuto vivere questa persona. Forse tutte queste situazioni lo hanno forse in qualche modo portato sulla direzione sbagliata. Dovete sapere che Takuma abbandonò la scuola superiore e fu rifiutato dal padre. Entrò a lavorare nella Japan Air Self Defense Force, ma fu presto congedato per aver avuto dei rapporti sessuali con una ragazza che ancora non aveva compiuto 18 anni. Nel 1984 visse segretamente nuovamente con la madre, ma quando il padre lo scoprì si arrabbiò terribilmente e portò via la madre da lui. Spostiamoci adesso nel 1984, quando fu arrestato per aver molestato una donna e condannato a 3 anni di prigione. Una volta che quest'uomo fu rilasciato dal carcere, si trasferì a Ikeda e trovò un lavoro come autista di un autobus, dei camion della spazzatura. Era descritto dai colleghi come un uomo tranquillo e addirittura era stato usato l'aggettivo di irrilevante. Diciamo che era una persona che si amalgamava piuttosto bene alla massa e non spiccava in alcun modo. Era un uomo piuttosto solitario che preferiva non avere rapporti con i clienti, quindi era piuttosto taciturno e stava sempre un po' sulle sue. Mentre lavorava appunto su questo autobus, aveva anche aggredito una donna nel 1998 per via del suo profumo. Quel profumo che la donna aveva scelto di usare era per Takuma veramente insopportabile e dava all'uomo il mal di testa. Ovviamente questa aggressione ha avuto subito delle forti ripercussioni, infatti fu subito licenziato. È comunque riuscito ad ottenere un nuovo lavoro come addetto alla manutenzione della scuola elementare di Itami, a 6 km da Ikeda. Tuttavia, nell'ottobre dello stesso anno è stato nuovamente arrestato con l'accusa di aver aggredito la sua ex moglie. Spostiamoci adesso al 3 marzo del 1999, quando Takuma ha sciolto il suo stesso tranquillante, quale il temazepam, nel tè che ha poi servito nella sala insegnanti, mandando ben 4 persone all'ospedale. Fu arrestato e mandato in un ospedale psichiatrico, ma pensate che dopo un solo mese è stato rilasciato. Dal momento che, a detta dell'ospedale, cito testuali parole, era capace di badare a se stesso e per questo motivo è stato rilasciato.
scelta alquanto avventata, come scopriremo ben presto. Nel novembre del 1999 fu arrestato con il sospetto di essere entrato in una casa privata, ma le accuse furono ritirate. Sembra incredibile come comunque questo uomo, benché appunto, come vi ho detto, continuava a essere arrestato, c'erano varie accuse, aveva aggredito molteplici persone, è riuscito ancora una volta a trovare un nuovo lavoro. Questo nuovo lavoro era come taxista nel settembre dell'anno 2000. Fu tuttavia licenziato poco dopo un mese, esattamente il 16 ottobre, per aver aggredito un fattorino di un albergo di Osaka e avergli fratturato addirittura il naso. Tra l'altro è stato anche cacciato da diversi appartamenti che aveva provato a affittare perché non rispettava, diciamo, le regole per quanto riguarda la spazzatura. Allora, dovete sapere che in Giappone, questa apriamo una piccola parentesi, ci sono veramente dei giorni in cui si può disporre la spazzatura, appunto in questi spazi solitamente chiamati Okiba. E appunto, tipo verso le 8 di mattina, a giorni alterni, qua magari vi metto un'immagine e vedete c'è il giorno della settimana e la spazzatura che si può buttare durante quell'orario. E in appartamenti tipo Tower Mansion o appartamenti piuttosto grandi avete uno spazio dove potete gettare la spazzatura tutti i giorni o comunque potete metterla fuori in alcuni bidoni che ci sono solitamente al piano terra. Tuttavia, se voi non rispettate queste regole, potreste venire cacciati da questi appartamenti. Tra l'altro, di solito il custode addirittura in questi appartamenti controlla se vede che ci sono delle spazzature che sono stati messi in giorni sbagliati per vedere se riesce a risalire a chi appartengono quella spazzatura. Per esempio, c'è uno scontrino di una carta di credito o il vostro indirizzo e possono venire a farvi delle storie. Questo Takuma evidentemente non rispettava queste regole e per questo motivo è stato cacciato da vari appartamenti. Addirittura ci sono stati dei vicini che hanno dichiarato che questo uomo lanciava proprio la spazzatura dal proprio balcone, che questo assolutamente in Giappone è assolutamente un no assoluto, cioè se un custode vi vede farlo vi può praticamente proprio gettare fuori casa. Chiusa parentesi, il 23 marzo del 2001 è stato nuovamente ricoverato in ospedale, ma è uscito dopo un giorno e non è più tornato, e questo il 23 maggio. Tuttavia, 2 settimane dopo questo avvenimento, appunto, questo ricovero in ospedale, esattamente l'8 giugno è successo un avvenimento che ha sicuramente scioccato il Giappone e in qualche modo è ancora vivo nella mente di molti giapponesi. Cioè, voi considerate che questo fatto è avvenuto solamente 20 anni fa. A me questa storia fa veramente venire i brividi. Io, ragazzi, cercherò di raccontarla nel modo migliore, ma è una storia così atroce che veramente non so da dove iniziare. L'8 giugno del 2001 era proprio il giorno della udienza di quest'uomo in tribunale per il caso dell'assalto al fattorino di cui vi ho parlato poc'anzi. Tuttavia, l'uomo non si è mai recato in tribunale, invece ha scelto di scatenare la propria furia nella scuola elementare di Ikeda. Pochi minuti più tardi è stato fermato comunque dal personale, ma sembrava in uno stato di completo shock, sembrava confuso, non si sapeva che cosa stesse dicendo. L'uomo ripeteva che era andato alla scuola elementare e che poi si era diretto verso la ferrovia mentre era ancora a scuola, e ha detto che nella ferrovia ha tirato fuori questo coltello con il quale ha poi colpito una cosa come 100 persone. Ma questi erano tutti i fatti che lui continuava a ripetere, ma che in realtà non erano mai accaduti. Questo uomo non si era mai diretto verso la stazione e quel coltello non l'aveva usato contro 100 persone che c'erano in stazione, ma bensì contro degli innocenti bambini delle elementari. Vorrei leggere adesso testuali parole di quello che ha detto. Nanimo kamo jisatsu o hakatta ga shinikirenai. Tsukamaete shikei ni shite hoshikatta. Che tradotto significa: sono disgustato da tutto, ho cercato diverse volte di uccidermi, ma non ci sono riuscito. Datemi la condanna a morte. Quindi capite, questo uomo si sentiva così ripudiato dalla società. Considerate che comunque un uomo che è stato ripudiato dal padre, che ha lasciato gli studi, che veniva bullizzato a scuola, che era sempre lasciato in disparte, eccetera, eccetera. Poi ha avuto queste relazioni, ha aggredito l'ex moglie, ne sono successe tantissime.
tanto da portarli a scegliere l'unica via d'uscita che era quella appunto di togliersi la vita. Non riuscendo a togliersi la vita, ha deciso di macchiarsi di un crimine così grave che lo avrebbe portato alla pena di morte. Non so se questo era veramente quello che, a cui lui aspirava, ma ci sono veramente tantissimi dubbi che cercherò un pochino di fare luce quando parleremo del processo. Concentriamoci adesso sul massacro. Io vorrei ricordare a una le vittime che questo uomo ha strappato alle loro famiglie. Erano tutte delle ragazze del secondo anno di elementari più un ragazzino della prima elementare. I nomi erano i seguenti, ve li leggo in giapponese, quindi dal cognome al nome: Hongo Yuki, Isaka Mayuko, Kiso Yuka, Moriwaki Ayano, Sakai Maki, Tsukamoto Hana, Yamashita Rena e poi Tetsuya Takahiro, che appunto era l'unico studente maschio. Come potrete immaginare, queste azioni che lui ha compiuto erano così gravi che ovviamente sembrava impossibile concepire che una persona sana di mente avesse mai potuto compiere degli atti del genere. Quindi inizialmente lo hanno considerato un pazzo e alla fine la diagnosi è arrivata. Questo uomo soffriva di vari disordini della personalità, una è proprio chiamata Paranoid Personality Disorder, l'altro Borderline Personality Disorder, quindi disturbo della personalità borderline, e poi antisocial, quindi antisociale, disturbo della personalità. All'inizio dovete sapere che quest'uomo aveva anche detto di aver preso una dose eccessiva di psicofarmaci in quel fatidico giorno. Tuttavia, da analisi mediche è emerso che non c'era alcuna traccia di queste sostanze nel suo corpo e il suo psichiatra ha negato che questo uomo soffrisse di schizofrenia. Il 28 agosto del 2003 Takuma è stato giudicato colpevole di molteplici capi d'accusa di omicidio e condannato a morte. Tra l'altro dovete sapere che durante la sentenza è stato addirittura espulso dal tribunale perché continuava a offendere i genitori di queste vittime. Voi immaginatevi essere in tribunale davanti a questo uomo che ha cambiato per sempre il destino della vostra famiglia, il vostro futuro, perché comunque io sono sicuro che per dei genitori perdere il proprio figlio alle elementari, voi lo salutate la mattina, questi ragazzini stanno andando a scuola e non ve li vedrete più tornare perché il bidello di quella scuola ha scelto di macchiarsi di questi crimini. Deve essere veramente l'incubo di qualsiasi genitore. Takuma, tra l'altro, ha rifiutato categoricamente di scusarsi con le famiglie delle vittime e l'unica cosa che ha chiesto è che la sua esecuzione avvenisse il prima possibile. Vi leggo adesso la sua dichiarazione. Avrei voluto usare la benzina, così avrei potuto fare molte più vittime. Dobbiamo dire che in qualche modo il suo desiderio si è avverato, perché infatti la sua esecuzione è avvenuta con un'insolita rapidità, perché appunto Takuma è stato giustiziato per impiccagione il 4 settembre del 2004. Questo assassino ha avuto una grande influenza anche su ulteriori assassini giapponesi, come ad esempio Kaoru Kobayashi, che considerava Takuma come un assassino carismatico che ha cercato un'esecuzione rapida. Questo Kaoru Kobayashi ha fatto fuori e anche aggredito in modo carnale, diciamo, una bambina di 7 anni, Kaeda Ariyama. Non so, ragazzi, se realizzerò un video su questo caso, mi piacerebbe parlarne, però è veramente cruento, quindi forse oggi registrerò questo video perché in realtà l'ho scritto, però non so se mai lo pubblicherò perché è una storia veramente bruttissima. Andiamo adesso un attimo a descrivere che cos'è successo esattamente durante questo 8 giugno. L'8 giugno del 2001, Mamoru Takuma ha fatto irruzione in una scuola elementare di Osaka in Giappone, colpendo a morte 8 bambini e ferendone altri 18 e 3 adulti. Takumi aveva 37 anni, era stato sottomesso da un vicepreside e un insegnante prima dell'arrivo della polizia. È stato subito portato in ospedale secondo quanto riferito dal momento che si era inflitto delle autolesioni. Due bambini purtroppo se ne sono andati immediatamente mentre gli altri sei hanno perso la vita poi dopo in ospedale. Altri sei invece erano in gravi condizioni.
Durante il tribunale, esattamente il 19 dicembre del 2001, Takuma ha ammesso le proprie colpe, dichiarandosi colpevole nel tribunale distrettuale di Osaka. E sebbene avesse una storia di schizofrenia, gli psichiatri hanno riferito che era in grado di distinguere il bene dal male ed era adatto a sostenere il processo. L'attacco ha portato a richieste di maggiore sicurezza nelle scuole. Takumi sarebbe entrato nella scuola senza essere contrastato e sarebbe andato di classe in classe a colpire questi bambini. L'assassino della scuola di Osaka dice di aver preso di mira i bambini elite. Dovete sapere infatti che questa scuola elementare che lui ha colpito era una scuola estremamente prestigiosa e quindi probabilmente anche per il fatto della vita che ha vissuto, appunto un uomo rifiutato dal padre, eccetera, eccetera, che non veniva da una famiglia piuttosto ricca, forse vedere tutti questi bambini che avevano questo futuro così brillante davanti a loro lo ha fatto sentire in qualche modo inappropriato. Era comunque un uomo disoccupato che si era spostato di lavoro in lavoro e forse tutto questo, vedere questi bambini felici provenire da famiglie felici, gli sembrava in qualche modo ingiusto. Io ragazzi non so analizzare, non ho i dati per poter definire veramente che cosa passasse nella testa di questo criminale, però il fatto che comunque lui sapesse distinguere che cos'era il bene e il male, come hanno dichiarato i suoi psichiatri, mi può far ipotizzare che questo uomo volesse appunto fare del male appositamente, forse per vendicarsi di una vita magari ingiusta dal suo punto di vista. Lui era un uomo che comunque non ne voleva più sapere nulla della società, che non era soddisfatto della propria posizione. E vedere questi bambini che comunque le scuole elite giapponesi possono veramente avere dei costi molto molto alti. E forse questo è stato proprio il motivo che lo ha fatto agire in questo modo. E tra l'altro la cosa che più mi spaventa è che questo uomo non presentava alcun rimorso, perché come vi ho detto, durante il tribunale lui non ha smesso un attimo di insultare le famiglie, insultare le vittime e soprattutto non si è mai voluto scusare. L'uomo ha detto che aveva tantissime ragioni per poter prendere di mira quella scuola e una di queste ragioni era che voleva che il pubblico sapesse che anche i bambini intelligenti di famiglie benestanti possono essere uccisi in 5-6 secondi. Cioè, praticamente, secondo me, questo era un modo per lui proprio per dimostrare che era un uomo forte, che era un uomo più forte di queste famiglie così ricche, perché in realtà la vita umana, se voi ci pensate, è veramente fragile e basta veramente un secondo per poterla cambiare. E magari questo era proprio un modo per poter far vedere che anche la sua vita valeva, forse. Come vi ricordo, da ragazzo Takuma aveva lasciato gli studi e appunto forse per questo quest'uomo ha detto: "Non credo che gli studi scolastici siano tutto nel mondo". E ragazzi, questo so che all'estero è meno importante, ma assolutamente in Giappone, come anche in Corea del resto, avere una brillante carriera scolastica è, diciamo, un passaporto per poter avere un brillante futuro, perché magari l'avete visto anche in tanti anime o cartoni animati, sapete che terminate le scuole, diciamo, superiori, voi avrete un importante esame per poter entrare all'università. Quell'esame praticamente vi permette di entrare in università estremamente prestigiose oppure in scuole professionali se non ce la fate. E potete immaginare come chi riesce a entrare in una buona università ovviamente poi otterrà un ottimo lavoro. In particolare la scuola migliore del Giappone è la Todai. Chi riesce a entrare nella scuola di Tokyo, nell'università di Tokyo, alla Todai appunto, è sicuro che avrete un buon lavoro. E ci sono anche degli studenti che, tra l'altro, pur di poter passare al meglio questo esame, terminate le superiori, fanno un ulteriore anno di studi solo per potersi preparare a quell'esame. Quindi potete capire come quell'esame è importante. E se voi non avete completato le scuole nemmeno superiori, è veramente difficile trovare un lavoro in qualsiasi cascia, ovvero azienda di quelle prestigiose. So che ci sono molti altri modi ormai per potersi creare il proprio futuro e poter ottenere
guadagni, tuttavia è veramente difficile e non per tutti. Forse è proprio questa invidia, come lui stesso dice, appunto, Takuma ha detto di aver preso di mira quella scuola proprio perché aveva invidia verso le persone elite. E quindi potete capire magari un pochino il perché di questa situazione. Sto cercando un pochino di analizzare la psiche anche di questo assassino, perché spesso me lo chiedete nei commenti di dire la mia opinione. Io ve la dico sinceramente da normalissima persona che vive in Giappone da tanti anni, che ogni giorno si confronta con la società giapponese, e quindi posso dire la mia opinione su questa base. Tra l'altro, una cosa che mi spaventa è che il profilo di questo criminale, se vogliamo, lo possiamo rivedere anche in molti altri criminali. Vi ricordate che quest'estate, durante le Olimpiadi, c'era stato un attacco a un treno in cui questo aggressore aveva detto che voleva colpire una ragazza del Kachigumi, ovvero della squadra dei vincenti, perché in Giappone o siete dei vincenti della società o siete dei perdenti. Questo è un discorso molto lungo che in realtà ho affrontato sul mio altro canale, quello di cultura giapponese. Magari ve ne lascio un pezzettino qui. Sapete che il Giappone storicamente comunque ha sempre avuto un grande orgoglio per la sua patria, e è stato proprio messo nella testa dei giapponesi che i giapponesi fossero un paese invincibile, e quindi non potevano credere che il Giappone avesse perso questa guerra. E proprio per questo hanno iniziato a diffondere un po' questo sentimento del Kachigumi, del Giappone che è un paese vincente. E anche lì un altro uomo che appunto aveva scelto in modo così irrazionale di colpire gente a caso, perché di per sé lui non è che avesse qualcosa contro il singolo individuo, aveva proprio qualcosa di contro le persone che facevano parte di questa elite, quindi contro un'intera classe sociale, diciamo. E allo stesso modo anche quell'uomo vestito da Joker che ha fatto quell'attacco in treno proprio il 31 ottobre, anche lui aveva espresso la stessa ragione. Si sentiva che tutto intorno a lui andava male, e quindi in qualche modo voleva prendere il controllo della propria vita in questo modo così atroce, facendo delle vittime che lo avrebbero poi portato a una condanna a morte. Io, ragazzi, non ho realizzato un video su Joker perché, pur avendo seguito l'intero caso sui giornali giapponesi e anche sui media, in TV, eccetera, eccetera, non ci sono al momento disponibili abbastanza notizie. Quindi, siccome non mi andava di fare un video superficiale su questo argomento giusto per cavalcare la notizia, preferisco aspettare, e se non è detto che ci saranno comunque ulteriori informazioni, come vi avevo detto nello short, ve ne farò un video. Però appunto tutte le informazioni che esistono su questo caso, se ve le ho potute dire in uno short di 1 minuto, non serve fare un video di 20 minuti, credo. Spostiamoci adesso al 6 settembre del 2003. Il Japan Times Weekly mette in prima pagina la seguente notizia, proprio il titolone era: giustizia servita a Osaka. Questo articolo si è aperto descrivendo le atrocità di questo caso e dicendo anche che è stato un caso senza precedenti nella storia criminale della nazione. Queste sono state le parole, tra l'altro, della corte distrettuale di Osaka nella sentenza di morte del 28 agosto. Cito tra virgolette: il dolore e la rabbia delle famiglie in lutto sono profondi, non c'è alternativa alla pena di morte. E infatti, di solito, quando ci sono dei casi comunque criminali, c'è sempre qualcuno che cerca di vedere l'altro lato della medaglia, ma in questo caso, proprio per la corte distrettuale, sembra che sia, e cito, impossibile discutere contro questa sentenza. Il processo è stato un processo lungo, è durato ben 20 mesi. Mamoru Takuma, che terminati i 20 mesi aveva 39 anni, ha dimostrato di avere assolutamente il sangue freddo e una mentalità estremamente contorta. E tra l'altro, addirittura era stato cacciato dall'aula quando il giudice aveva letto la sentenza. Infatti, l'uomo, prima di essere allontanato dall'aula, ha detto: lasciatemi dire le ultime parole, morirò comunque. Questo è quello che ha detto l'uomo. Tuttavia, il giudice non ha voluto nemmeno ascoltare quello che l'imputato aveva da dire e lo ha subito allontanato dall'aula. Personalmente, trovo che questa è stata una decisione più che giusta, perché io non tollero veramente che
E penso che nessuno in quell'aula tollerasse che un uomo che appunto si è macchiato di questi crimini avesse anche la possibilità di parola, perché questi bambini non hanno avuto la possibilità di vivere e questo uomo può ancora dire la sua, cioè è assurdo. Devo dire che comunque è stato estremamente insolito che una sentenza fosse letta senza un imputato. Tuttavia, io ritengo, come ritiene anche il Japanese Time, che Takuma deve incolpare solamente se stesso. Durante il processo gli è stata offerta più volte la possibilità di dire la propria opinione, ma ogni volta ha rifiutato di parlare, presumibilmente perché non voleva rivelare le sue debolezze, se vogliamo chiamarle così. Infatti, ci sono anche alcuni esperti che sostengono che in realtà questo uomo si comportasse così perché segretamente avesse paura di sentire proprio la sentenza di morte. L'uomo ha ammesso tutte le accuse, anche se rimane poco chiaro perché abbia agito in questo modo. Il caso rivela una personalità egocentrica ed estremamente distorta. Questo è quello che è stato dichiarato durante la sentenza. Non ha mostrato effetti di alcuna malattia mentale e quindi possedeva una capacità mentale sufficiente per essere ritenuto penalmente responsabile delle sue azioni. Molti giapponesi hanno ritenuto che questo caso abbia acceso i riflettori su due grandi difetti della società, se vogliamo, nipponica: la mancanza di sicurezza nelle scuole e l'inadeguatezza delle misure di prevenzione del crimine. Per quanto riguarda il primo problema, un numero crescente di scuole ha adottato una serie di misure di sicurezza, come l'installazione di allarmi contro gli intrusi e il monitoraggio attraverso l'utilizzo delle telecamere, oltre a richiedere agli studenti di portare delle uniformi con, diciamo, delle tag in cui è scritto il loro nome. Molte scuole inoltre hanno cercato di limitare i contatti dei bambini con gli esterni. Nel frattempo, il Ministero delle Istruzioni ha preparato dei manuali sulla prevenzione del crimine e la gestione di casi come questi. Anche se tuttavia rimane purtroppo difficile tenere fuori tutti gli intrusi in qualsiasi momento. Per quanto riguarda invece il secondo problema, la dieta giapponese ha approvato una legge che impone l'osservazione medica dei malati di mente che hanno commesso reati gravi e a queste persone può essere imposto, se necessario, di recarsi negli ospedali. Questo, diciamo che è un piccolo, anche forse piccolo passo, questo era il 2003, speriamo che adesso le cose sono ulteriormente migliorate e personalmente credo che lo siano, però nella giusta direzione. La questione rimane tuttavia che cosa fare con i criminali, come Takuma, che sono mentalmente idonei ma non hanno dei gravi disturbi della personalità. Non sembra che ci siano ancora delle misure adeguate per trattenere questi criminali definiti borderline e tra l'altro dovete sapere che Takuma addirittura è entrato in un ospedale fingendo di avere una malattia. Questo si suggerisce come, benché esista un sistema legale, esso rimane in qualche modo non perfetto. E credo che comunque per trattare, nel senso curare in qualche modo persone e casi come quello di Takuma, se comunque fosse possibile in qualche modo, sicuramente serve una stretta collaborazione tra la medicina psichiatrica e la giustizia penale. L'accusato si presenta come un uomo egoista che cerca di scaricare tutti i suoi problemi sulle altre persone e sulla società in generale. Eppure il primo giorno del processo ha offerto le sue scuse, dicendo che voleva fare ammenda accettando la pena capitale. Dopodiché però è diventato provocatorio senza rimorsi. Ah sì, ragazzi, questo mi ero dimenticato di dirvelo, che appena era andato in processo, proprio il primissimo giorno, aveva in qualche modo dato le sue scuse, anche se poi nei giorni successivi l'ha subito ritaccato e ha incominciato ad assumere questo atteggiamento piuttosto provocatorio. E tra l'altro, durante questo processo è successa una cosa che non era mai avvenuta prima, e il fatto che i parenti di queste vittime hanno potuto assistere al processo tramite un monitor in una stanza separata. È stata una misura ponderata per risparmiare ai familiari il dolore di condividere lo stesso spazio con l'imputato e sinceramente posso assolutamente capire questa scelta. Questo caso ha aperto un enorme dibattito, perché se noi andiamo a vedere comunque quello che è successo a questo uomo, è come se fosse caduto inizialmente in una specie di crepa del sistema legislativo giapponese, perché se voi vi ricordate,
Nel 1999, quando aveva comunque messo quella sostanza all'interno del tè che aveva servito agli altri insegnanti, non era stato incarcerato, ma è soltanto stato considerato come mentalmente instabile e come una persona che soffriva di schizofrenia. Per questo motivo era stato mandato in un ospedale psichiatrico, che ha poi scelto di dimetterlo. Tra l'altro, questa scelta di dimetterlo non serve l'approvazione di un tribunale, almeno questo è quello che ho trovato sul sito di Associated Press e anche controllando il sistema legislativo giapponese. Comunque, è come se l'ospedale ti ritiene comunque sano e mentalmente stabile, ti può dimettere senza necessariamente una procedura troppo lunga. Voi considerate che era un uomo che comunque aveva già un passato, era già stato in carcere precedentemente, aveva picchiato la sua ex moglie, l'aveva pure minacciata. Quindi una persona del genere, a cui sono state date, secondo me, molteplici opportunità, molteplici posti di lavoro, è assurdo che nessuno abbia potuto fermarlo prima. E per questo motivo, proprio in quegli anni, si era anche ipotizzato di inasprire ulteriormente il sistema legislativo giapponese per evitare che situazioni del genere si ripetessero. In particolare, il primo ministro all'epoca giapponese, Junichiro Koizumi, ha detto proprio queste parole: guardando casi come questo, si capisce come qualcosa debba essere fatto, riferendosi appunto alla necessità di un inasprimento del codice penale giapponese. C'è stato comunque un lungo dibattito sulla salute mentale in Giappone. Finora si era concentrato sull'opportunità di esaminare i pazienti psichiatrici per le tendenze criminali, permettendo loro di essere puniti dalla legge o rendendo più difficile il rilascio dagli ospedali psichiatrici. Le proposte di riforma hanno incontrato tuttavia una forte opposizione, comprese quella di alcuni membri del gabinetto dello stesso Koizumi, che temono che cambiare la legge potrebbe portare a discriminazioni contro i malati mentali, che già purtroppo soffrono di uno stigma nella società giapponese. Io, ragazzi, di questo non avevo parlato e se non vi ricordate quel caso o ancora non vi siete visti quel video, ve lo lascio nelle schede, perché è un caso molto molto grave che ho trattato qualche mese fa sul canale, quindi vi consiglio veramente di andarvelo a vedere. Mayumi Moriyama ha detto le testuali parole: questa è una questione che dobbiamo considerare seriamente. Dobbiamo considerare modi specifici per eseguire efficacemente le nostre leggi attuali. La legge in Giappone, infatti, dovete sapere che è molto severa e molto codificata, nel senso che c'è un protocollo per fare qualsiasi cosa e così viene eseguita. Tuttavia, quando si ha a che fare con casi così complessi e così delicati, secondo me bisognerebbe valutare e cercare di valutare tutte le circostanze per far sì che la legge possa seriamente fare giustizia. Personalmente mi trovo completamente d'accordo con questa dichiarazione. I tribunali giapponesi purtroppo hanno molto spesso le mani legate quando si tratta di imputati con problemi psicologici. Il codice penale proibisce di punire tali malati di mente indipendentemente dal loro crimine, incluso l'omicidio. E una volta che questi trasgressori finiscono comunque in un ospedale psichiatrico, possono essere rilasciati in qualsiasi momento. Yoshiharu Kim, dell'Istituto Nazionale di Salute Mentale in Giappone, ha detto: gli psichiatri sono esperti nel trattare malattie mentali, ma non sono esperti di criminali, perché infatti non sono quello che hanno studiato. I movimenti per riformare il codice penale hanno guadagnato slancio negli ultimi anni, però questo, secondo me, questo evento, questo fatto di questa scuola è stato proprio ciò che ha dato lo slancio perché dei cambiamenti concreti potessero realmente avvenire. E devo dire che negli ultimi 20 anni ci sono state delle varie riforme e vari tentativi, che alcuni hanno avuto successo, altri meno, comunque di migliorare e adeguare il sistema legislativo anche a questi casi un po' particolari, se vogliamo dire così. In particolare, l'attenzione si è concentrata sul coinvolgimento del tribunale nel decidere il rilascio dei criminali dagli istituti psichiatrici piuttosto che lasciare le decisioni ai medici. Tuttavia, la cosa che un po' spaventa è che, come vi ho detto, c'è un forte stigma appunto nella società giapponese per quanto riguarda questa tipologia di persone, e tuttavia ci possono essere delle persone che potrebbero finire col credere
che ci sia un qualche tipo di collegamento tra crimini e persone che sono afflitte da una malattia mentale. Il quotidiano Asahi ha avvertito, appunto, in uno dei suoi articoli che la malattia mentale può attaccare chiunque. È sbagliato considerare tutti i malati mentali come dei possibili criminali sulla base delle loro condizioni. E ragazzi, io mi trovo pienamente d'accordo con quello che è stato detto sull'Asahi Shimbun. Ragazzi, questo era un caso estremamente scioccante, come vi avevo detto fin dall'inizio. Spero di essere riuscito a raccontare al meglio questa storia. Non sono andato troppo nel dettaglio su quello che è successo in quel fatidico 8 giugno, dal momento che comunque non volevo rivivere tutto quello che ho letto, sentito, visto sui telegiornali. Sapete il numero delle vittime, sapete come questa persona ha agito in modo veramente atroce, e spero però che ci siano dei cambiamenti e che casi come questi non succedano mai più. Io sono curiosissimo di sapere la vostra opinione, spero che questo video vi sia piaciuto, piacere. Grazie veramente sempre tantissimo per aver scelto di vedere questo video e passare questo tempo con me. Io vi ringrazio davvero e spero di vedervi nel prossimo video. Un ciao da Seba e alla prossima. Grazie veramente tantissimo. Ciao.